Attenti a quei due, chi sono i due? Chi siete? Buongiorno. Piero Farinelli. E la moglie. E la moglie Wanda. Wanda. Allora, Ianni aggiungiamo. Sì, giustamente. Siamo venuti qui da voi perché non avete mollato mai. Quando avete potuto riprendere avete cominciato anche con un altro tipo di vendita. Adesso è tutto pieno, eh? Non appena è stato possibile siamo ripartiti con tanta, tanta buona volontà e speranza. E tutto sommato siamo stati anche premiati. Siete stati premiati perché, dice la signora così? Perché il movimento, il lavoro c'è stato sin dall'inizio, anche se il take away, la gente è tornata, i nostri clienti sono sempre presenti. No, non avete perso niente, no? Oddio, ma non ci allarghiamo, sia l'ottimismo va bene, ma anche un minimo di realismo. Abbiamo pubblicato il vostro video con le paste, uno vede, si rende conto, poi piace quello, mi piace quell'altro. Allora, grazie. Quanto tempo di clausura avete tenuto? Tutto, forse qualcosina in più di quello che dei tempi disposti. Ma le paste a domicilio? Pasta a domicilio abbiamo preferito di no, perché non abbiamo il, diciamo, l'attrezzatura, il frigorifero, esatto. I vostri colleghi qua. Benissimo, chi ha, non ci siamo permessi di farlo, non, dato che roba fresca si può... Ma no, personale, abbiamo aperto la porta qui, pensavamo fosse osteria, e detto no, noi bar, una donna c'era, noi siamo del bar. Sì, sì, il nostro laboratorio il di sì, esatto. Dove qualche tempo fa hai fatto un giusto cambiamento, sì. Esatto, sì, beh, no, dopo tanto tempo abbiamo rinnovato. Dici qualche specialità. Guardatemi, immaginate le specialità. Perché tu praticamente fai l'esperimento su te stesso. Assolutamente sì, ma anche certo. Più volte per essere certa che insomma certo. Non si abbassi vale la qualità pena. Del prodotto. Ahimè. Allora, quando aggiungere. Riprendete con tutto il personale? Abbiamo ricominciato con tutto il personale già. Quindi già a tempo pieno, sì, si lavora. Con l'ausilio dei figli, che visto che le università sono in questo momento informato. Esatto. Ma lo vogliono fare questo lavoro? Perché genere... Assolutamente no, però ci aiutano, al momento questo è importante. Ringraziamo Dio per questo. Però voi non li bloccherete se vogliono fare qualche altra cosa? No, dovranno fare qualcos'altro, senz'altro. Però intanto... Stanno studiando per fare qualcos'altro. Aiutiamo mamma e papà. Abbiamo una ruota di scorta, eventualmente, nel frattempo. La usiamo. Voi tempo fa avete deciso di fare questa novità del bilancio di questi anni, di questa pasticceria, di queste cose nuove? Stava andando bene, purtroppo il Covid ci ha bloccato, quindi non possiamo fare un bilancio. Vabbè, però diciamo che il Covid è una pausa, non è un blocco totale. Esatto, sì. O come dicono quelli bravi, il lockdown. Sì. Speriamo che si riprenda bene per l'estate e per... le stagioni a venire. Speriamo, in bocca al lupo. Lo speriamo per due, tutti. Stanno al bar Fortuna se li volete vedere. Ciao. Mio figlio è quello là. Ciao. Ciao. No. Ehi. Ale. Richiamalo, fallo girare un attimo. Ale. A posto.